Duomo questa mattina per i funerali di Nicoletta e Pietro, i due poliziotti scomparsi prematuramente in un incidente stradale sabato notte. Migliaia di persone hanno voluto essere presenti alla cerimonia funebre in una cattedrale colma di uomini e donne in divisa, ma anche semplici cittadini, fianco a fianco agli uomini e alle donne della questura, visibilmente provati dal tragico evento. Alla presenza delle massime autorità civili e militari del territorio ravennate, oltre al capo della polizia Franco Gabrielli e del presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, i due feretri sono stati accolti dal picchetto d'onore in un silenzio carico d'emozione. Parole di conforto nell'omelia rivolte ai parenti e agli amici da parte dell'arcivescovo di Ravenna e Cervia. Poi, al termine della cerimonia d'addio, la parola è passata ai parenti di Nicoletta e di Pietro. Il fratello di Nicoletta l'ha ricordata come forte e a volte burbera, ma sempre generosa. Tu ci sei sempre stata per tutte le persone che ti chiedevano una mano ed ora so che quando avrò bisogno di te potrò dire adesso parlo con Nicoletta. Con la voce rotta dalla commozione, il fratello di Pietro ha detto: ci hai fatto davvero un brutto dispetto. Ma oggi mi hai fatto emozionare nel vedere la bandiera e il tuo cappello sopra la bara. Pietro, siamo fieri di te. È difficile trovare le parole per questo momento. Ricordo che da bambino, quando combinavo qualche palestra, mi chiamavo con i grandi, dicevo, adesso parlo con mia sorella. Tu ci sei sempre stata, nei giorni di sole della mia vita, ma soprattutto nei giorni di buio, quando non hai più la forza di credere che il sole sorgerà di nuovo. E quante volte nella mia vita, quando ero in difficoltà, ho detto, adesso parlo con mia sorella. Perché sapevo che tu c'eri e tu ci sei sempre stata, sia per me che ero tuo fratello, ma per tante altre persone che ti chiedevano una mano. Perché tu eri così, spesso arrabbiata con il mondo, alle volte burbera, ma se qualcuno aveva bisogno non ti risparmiare. Il Signore ti ha dato il dono della generosità e di un cuore grande, disponibile, e tu hai conosciuto la gioia del donare, sia nella vita di tutti i giorni che nel lavoro che amavi fino all'ultimo giorno. Anche se adesso non possiamo più guardarci negli occhi e discutere, io so che tutte le volte che avrò bisogno di te potrò dire adesso parlo con mia sorella, riposo in pace con la mamma. Pietro, ci hai fatto davvero un brutto dispetto, ma così hai confermato ciò che sappiamo. Ci hai fatto capire quanto bene ti vogliamo, lo sapevamo già, ma così ci hai confermato davvero tutto quanto. Ti vogliamo un mondo di bene. Poi ti voglio raccontare quanto mi sono emozionato stamattina, quando ci hanno portato in chiesa. Ad ogni incrocio c'era un poliziotto che fermava tutto e ci faceva passare. Mi sono emozionato ancora di più entrando in chiesa, dove i tuoi colleghi ci hanno fatto il saluto con le spalle. Con orgoglio vedo tutti questi agenti che sono qui. Sono qui non per due persone a caso, ma per te e per Nicoletta. Sono orgoglioso di vedere il cappello e la bandiera sopra di te. Siamo fieri di te, Pietro. Onore ai caduti della Polizia di Stato!